Ciao bambini! Per la nostra rubrica Divertiamoci tanto con poco, oggi vi voglio raccontare una breve storia, in un modo però un po' particolare e simpatico. È una storia della nascita di una pianta, o meglio di un albero. C'era una volta un bel prato dove venne piantato un semino. Passarono i giorni e si alternarono giorni di sole e giorni di pioggia. Un giorno il cielo era pieno di nuvole nere che portarono un forte temporale e tanta pioggia che bagnò il prato e il terreno. Dopo il temporale uscì un bel sole caldo che asciugò e riscaldò la terra. Il semino si era così trasformato in un germoglio che divenne una bella piantina. Con l'arrivo della primavera, la piantina era ormai diventata un grande albero che si riempì di tanti fiori rosa e viola. Vi è piaciuta, bimbi, la storia? È una storia molto semplice che ho inventato io, che potete raccontare anche voi perché i disegni sono molto semplici. Altrimenti con la vostra fantasia potete inventare una storia che volete voi. Il materiale che vi serve è una ciotola o una teglia, chiedete un po' alla mamma cosa ha a disposizione da darvi, un'altra ciotola dove mettere i fogli di Scottex bagnati, dei pennarelli per fare i disegni e i fogli di Scottex. Lo Scottex va piegato a metà e poi ancora a metà. E con le forbici ritagliate seguendo la piega in modo tale da avere due fogli che si aprono in questo modo. E voi disegnerete davanti il disegno che volete immergere nell'acqua e dietro fate i dettagli di come volete che diventi il disegno una volta immerso. Vi faccio l'esempio del prato, delle nuvole e della pioggia. Davanti avevo disegnato il prato, mentre dentro le nuvole con la pioggia. Così vedete che quando io immergo nell'acqua lo Scottex escono le nuvole e la pioggia che abbiamo disegnato all'interno. Buon lavoro, ciao bambini!